peggio? Quasi. No, guarda, è lì giù. Cosa? Oh no. Cosa è successo? Giù. Sono le 3 e 5 di notte, non c'è nessuno. Guarda. Sì. Tipo quello. 3, 2, 1. Via. Secondo me forse meglio che la bevo. Sì, non dire stupidaggini. Ci stai spiando, di la verità. Yeah. Oddio, sì, lo sapevo. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Joe. Raga, vi devo raccontare una cosa assurdissima mai vista in vita mia. È successo una cosa che non potrete mai immaginare. Innanzitutto, non so se ve ne siete accorti, in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, in parecchi canali YouTube dei grandi YouTuber stanno facendo, sia quelli italiani che quelli americani, stanno facendo vedere tutti quest'app di Talking Ben. Esattamente quest'app, mi riferisco a questa ragazzi, la conoscete già. Di quest'app ragazzi se ne sono raccontate di tutti i colori. Ma a noi è successo qualcosa di veramente assurdo. Conoscete il dark web, vero ragazzi? Sapete che cos'è? Ecco, proprio dal dark web, precisamente dal Project Zorgo, è arrivato per noi un pacco strano. Non potete immaginare cosa c'era dentro. Guardate quello che è rimasto. Questa è la pozione magica in grado di farti trasformare in Talking Ben. 11. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Probabilità. Wow. Multa di 40 euro per aver guidato senza patente. Mannaggia, oh, tutto a me succede. No, devo pagare 40 euro. Ok, pago 40 vai. Euro. Hack, tocca a te, vai. Facci divertire, Hack. Vado. Vedo che si è messo proprio male a soldi. Oh, però Hack c'ha Via dei Giardini, eh. Beh, sei fortunato. Boh, stasera comunque sto andando alla grande, cioè sto incassando un botto. Cioè, io penso più ad alberghi e ancora tutto funzionando. No, basta. Come basta? Non c'ho più voglia, sono stanco. Ma sono solamente le 2.55. No, no, sì. Sono stanco, non so giocare. Basta, basta. Vabbè, raga, il solito H99. Vabbè, ciao, buona notte. Ciao. Sì, chiamo solo io e te. Perché? Vai, toccava, dunque, toccava a me. Quelli lì dopo li mettiamo, li dividiamo tutti e due. Che stanchezza. Oggi sono davvero stanco. Mi sa che adesso vado proprio a dormire. Che stanchezza. Vai, tocca a me. 6 e 6, 12. Wow. Oh, e chi è quest'ora? E chi è? Il citofono è. Che ne sono? Alle 3 di notte. Chi è? Scusa, non ha avvisato nessuno. No, raga, sta cosa è strana. Quest'ora mi sembra assurdo. Vediamo un po' chi è. Sì? Chi è? Non risponde nessuno. Senti. Ma forse è uno scherzo, Gio. Chi è? Io ho sentito il rumore di una macchina che andava via e basta. Andiamo a vedere. Raga, che freddo. Sono le 3.05 di notte. Hanno citofonato poco fa. E sta piovendo. Dobbiamo andare a vedere là dietro a quel cancello. È strano che citofonano a quest'ora. Sil, ci sei tu? Sì, sono pronta, però aprirai tu la porta perché non mi fido. Ok, mettiti sul cappello che piove. Andiamo. Vai avanti te o andiamo insieme? Andiamo insieme. Guarda come piove, Sil. No, perché? Guarda quant'acqua. Piano. Che schizza l'acqua qua a terra, ragazzi. Che strano. Vai, vai, piano, sì. Senti come scorre l'acqua nel tombino. Sta piovendo tantissimo. Giù, ma non c'è nessuno comunque. Sangere. Ma non c'è niente qua. No, niente. No, guarda, è lì giù. Cos'è? C'è una scatola. Sì, è proprio. Tente Dark Web. Project Zorgo Las Vegas. Oddio, prendilo. Se no, proprio questo qua. Ma è strano che comunque qua non c'è nessuno in giro. Guardate, ragazzi. Raga. La strada è totalmente deserta, sono le 3 e 5 di notte, non c'è nessuno, mi sto prendendo un sacco di acqua e qualcuno ha citofonato e ha lasciato quel pacco. Sì, portiamolo su a casa, veloci, veloci. Raga, abbiamo preso l'acqua, freddo, abbiamo trovato sto pacco, mittente Dark Web Project Zorgo, Las Vegas. Destinatari, Joy Sin Spy Ninja. Gio, okay, però maneggiala piano perché sì. È delicata, cioè non sappiamo cosa c'è dentro. Non so quindi... cosa c'è dentro, raga, adesso l'apriamo e vediamo veramente... Sembrerebbe una bottiglia. Giù, noi non beviamo, però. Ma strano che il Project Zorgo ci manda una bottiglia di vino? Sarà pure. Oddio. Che cavolo è? Raga, cos'è sta roba?
Ti ho scritto niente. Joe, è strano, anche il colore è strano. Attento. Che puzza, senti. No, dai. Cos'è questa roba? È veleno, Joe, è veleno. Attenzione, attenzione, calma. Calma, perché io non voglio assaggiare una cosa che poi andiamo a finire subito all'ospedale. Poi sono le 3 di notte e non arriva nessuno. Siamo sfortunati. Stai calmo, ti stai facendo prendere dal panico inutilmente. Magari è un regalo del Progezorgo, può essere? Perché mai il Progezorgo dovrebbe fare un regalo? Spiegamelo. Beh, in effetti è vero. Magari sa che H99 è venuto a vivere da noi e gli ha spedito questo pacco per lui, però no, c'è scritto per Joe e Sil. No, altrimenti l'avrebbero spedito. Non possiamo fidarci, perché se il Progezorgo, per esempio, sa che H99 è con noi e gli vuole fare uno scherzo veramente brutto e cattivo, cioè non abbiamo idea di cosa possa succedere. Lo beviamo? No! Cosa dici? Oh, no! Provalo. Assolutamente, no, che provalo? Sei pazzo? Magari un pochino. No! Chiudi, anzi chiudilo, perché potrebbe uscire anche qualche, che ne so, qualche fumo strano ci fa svenire. Oh, sarà cioè, una fatalità. Cioè, mettiamolo lontano da noi. Sarà una fatalità, Sil. Cioè, ma, è stranissimo. Ma quando ho dorato sto coso, vedo un po', tipo, sfocato. Sicuro? Giuro. Tutto ok, Gio? Quasi. Vedo sfocato. Sei? A te ha fatto qualche effetto strano? No, io non l'ho dorato. Vedo un po' sfocato. Non, bravo, non sono così stupida, sinceramente. E Gio, e se fosse invece una cosa per farci avvicinare di più, essere magari come loro? Non so, adesso tra l'altro mi fischiano le orecchie. Davvero? Giuro, ma di brutto. Cavolo. Non riesco a capire. Adesso, cioè, che tipo di sostanza ci può essere qua dentro? Ma poi scusa, una cosa, sì. È cioè, veramente strana, poi vedo anche dei cosi, dei pezzettini che non si capisce di che cosa... Cosa sono? Insetti, so. Boh. Sembra strano, ma poi scusa, perché ci mandano, ci citofano alle 3 di notte e ci fanno trovare una roba del genere? Cioè, questo è un attacco vero e puro, cioè. Non lo so, Gio, però da quando tu hai odorato questa cosa ci sentiamo un po'. Ma anche tu l'hai odorata prima. Strana. Però. Io la sto guardando adesso dalle mani, fammi, cioè, una cosa vedere. Strana. Hai delle cose. Hai le vene rosse negli occhi, sì. Davvero? Giuro. Oh, cavolo. Giuro, non toccarti. No, dai. Ma tu non l'hai toccato. Davvero? Però. Ho toccato la bottiglia, però c'è l'odore nella bottiglia, senti? Ancora sto odore fastidioso. No, dai, ma no. Quanto puzza. Sento tipo una tensione. Cioè, come se qualcuno ti stesse osservando e tu sai che ti stai osservando, non ti vuoi far scoprire. Cioè, tipo una cosa così. Strano. No, troppo strano, Gio. Ma poi scusa, stanno che mandino solo... Aspetta, ma fammi vedere bene. Non è che dentro c'è qualcosa? Perché l'ha posto. Sì, guarda. Pazzo. In fondo c'è un biglietto. Davvero? Giuro. Raga, c'è un biglietto. Leggilo, Gio. Attenzione, chiunque ingerisce questa pozione verrà trasformato in Talking Ben. E chi è Talking Ben? Oh no, Gio. L'effetto ha la durata di 24 ore ed è molto pericoloso. Cioè, davvero? No, raga. Io non ci credo a questa cosa. Cioè, adesso che ci sta arrivando su indizio, mi viene proprio la pelle d'oca, perché... Sì, ma spiegami chi è Talking Ben. Ho sentito dire di questa storia. Cioè, Talking Ben sai chi è? No. E quel cagnolino? Quel cagnolino tutto Oddio, strano. Oddio, quello dell'app? Sì, che non si capisce in realtà se un cagnolino si è impossessato da qualcuno. Oddio, raga. Gio. E quindi allora vuoi dirmi che questa pozione... Ecco perché ha questo... Oddio, sì. No, non è che si... Sil. Non voglio, non Sil. Voglio pensare che cos'è. Non è che... Sì, l'abbiamo fatto una cagnolino. Stupidaggine. No, non voglio dirlo, no, Sil, basta. Sì, abbiamo fatto una stupidaggine. Perché cosa? Questa, la scatola? Se questa la beviamo, ci trasformiamo. Noi non l'abbiamo bevuta, abbiamo solo sentito l'odore, ecco perché ci sentivamo così. E allora pensa se la bevi. Cioè, qua ti lo dice. Verrà trasformato in Talking Ben. E quindi sì, secondo me, dentro a questa pozione abbiamo aperto, è uscita l'aria. E quest'aria potrebbe essere un'aria negativa. Si è mischiata qua dentro. Giù, infatti mi sento osservata da qualsiasi cosa, cioè dai quadri che abbiamo attaccati, tipo quello. Cosa? Guarda. Cioè, non so, fare così, è la mia sensazione, però guardalo! Non mi fai andare in ansia, ho sentito anche un rumore. No, Gio, è strana, eh? Ma inquietante, sì, ma avevo sai... Avevo sempre avuto questo quadro, ma... Non l'ho mai guardato, sto quadro. Oddio. Mi stai facendo venire l'ansia, sì. È strano, guarda, cioè, guarda, è inquietante, guarda lo sguardo. È pazzesco, io se mi muovo di qua sembra che mi guarda continuamente. Oddio, Gio. Oddio. No, aspetta, sì. No, questa cosa è troppo strana, Gio. Posso toccare? Lo togliamo sto quadro? No dai, no, lascialo là. Lo togliamo? Lascialo là, magari non aspettano altro che interagire con le cose che vengono prese da questo fumo strano della bottiglia. Guarda tu. Lo guarda i suoi occhi.
Sì, ti seguono. Ma che sta uscendo dal quadro? Io non voglio avvicinarmi, non lo toccherò, e perché ho paura che potrebbe accadere qualcosa, cioè. Sì, sì, fermati. No, dai, non dirmi negli occhi che sono. Apri gli occhi? Oddio, Sil, hai tutte le vene rosse. No, dai, Gio, non dire questa cosa che mi spavento. Dentro questa bottiglia c'è qualcosa di strano. Sì, cioè, ma tu non senti degli strani rumori venire da fuori? Io sento delle urla strane. Cioè, noi non abbiamo nessuno che abita qua vicino. Ma poi, pensa che da quando abbiamo toccato questa bottiglia ci sentiamo strani. E poi cos'è? Cos'è stato? Oddio. Cos'è? Cos'è, Gio? Oh, ho sentito qualcosa andare sotto il tavolo. Sì, non so da che parte andà. Oddio, sì, dietro le mie spalle. Sì, sta calma. Non farmi prendere dall'agitazione, sta calma. Okay. Il rumore l'abbiamo sentito tutte e due. Quindi dobbiamo stare solo tranquilli e sereni, okay, e capire che cos'è. Ok, ok. Magari sarà quell'essenza che ci è andata nel cervello e sentiamo e vediamo cose che magari gli altri non vedono, non sentono. Sì, ho la pelle d'oca. Guarda. Oddio. No, non aprire, non aprire, non aprire. No, no. Ma non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Apri. Non c'è nessuno. Ma io sento delle voci fuori. Anch'io. Ecco, ecco, ecco. No, dai, ancora. Cavolo. No, sì, ma inquietante, non c'è nessuno, giuro. Cioè, cosa può essere? Cioè, è strana questa cosa. Andiamo a vedere? Dai. Tanto però. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Io sento dei strani rumori fuori, sì. No, 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 dai, cosa dobbiamo fare? Tutta questa cosa è strana, questa roba qua. Non ci credo, cioè. Cosa? Che sì, succede? Sto notando una cosa sul pacco. No, dai. Sì, guarda, vedo un'altra cosa sul pacco. Guarda, dove c'è l'indirizzo? C'è qualcosa qui. Qui c'è un'altra cosa. Mentre parlavo con te me ne sono accorto, mi è caduto l'occhio. No, dai, non è possibile. Chi è che ci ha messo? Non lo so cosa c'è scritto. Per comunicare con Talkin Ben trovate il codice per scaricare l'app nella vostra casella postale. Dark Web Project Zorgo. Oddio mio, sì, mi sto sentendo male. Questa cosa è strana. Ma cosa vuol dire? Vogliono farci comunicare con questa app. Ma perché? Sì, perché questo si è manifestato in casa nostra, ho già capito tutto. Joe, non è che H99 sa qualcosa? H99. Forse dovremmo chiederglielo. Ma però sta dormendo. Ma poi è stupidissima H99. No, non sa niente. Non è possibile che sappia qualcosa. Ma però, Gio, dobbiamo comunicare con questa applicazione. Cioè, non lo so. Dicono che porta sfortuna. È pericolosissima. Cioè, ti rendi conto? Beh, allora, intanto dice che è nella casella postale. E quindi andiamo giù a prenderla. Ok, quindi andiamo insieme, però. Certo che andiamo insieme. Non vado da sola. Ok. No, assolutamente. Andiamo, andiamo. Ah. Adesso sono andato di là e bevo qualcosa. Che sete che c'ho. Oh, fortunatamente c'è qualcosa da bere qui. Ma che cos'è? Cos'è questa roba? Stranissimo. Vabbè, lo bevo, tanto che sarà mai. Adesso lo apro. Vediamo che cos'è questa cosa. Dai, che sete che c'ho. Rinfrescante, davvero buono. Adesso me ne torno a dormire. Ora non si sente. Oh, ho sentito un rumore lì, aspetta. Dove vai da sola? Hai sentito ancora il rumore? Ancora un altro? Nessuno, c'è nessuno. Raga, sopra non c'è nessuno, abbiamo visto. Però non si sa mai. La nostra casa è grande. E le stanze sopra? Sicuro non c'è nessuno. Sicuro non lo sento. Qua sotto. Sento stampe, sopra non si sente. Ecco. Senti sti rumori. È quello uguale di quello di prima, sì. Però adesso io l'ho sentito venire da giù. E già la stessa strada di prima. Ma ha smesso di piovere però? Sì. Ragazzi, stiamo facendo la nottata. My gosh. Sì, guarda se c'è qualcuno sempre. Oddio. Aspetta. Non c'è nessuno, sì. Guardiamo nella casella della posta.
C'è qualcosa, sì? Sì. Cos'è? Oddio, è tutto incastrato. Cos'è? Cosa c'è scritto? Dark Web Talking Band Code 6669? Questa cosa non mi piace per niente. Joe, dobbiamo scoprire assolutamente cosa fare con questo codice. Beh, scarichiamo subito l'app. Sì, proviamo, okay. Dai. Andiamo, andiamo. Sì, ma... Oh no! Cosa è successo qui? Hanno bevuto la pozione. E chi l'ha bevuta? Non è possibile, sì. Oddio. Allora, due sole cose. O c'è un'entità in questa casa? Sì, quello che faceva rumore. Oppure Hack 99. Oddio, sì, Hack 99. È troppo stupido quell'hacker. Vuoi vedere che è stata lui a berla, sì? Anche perché qua siamo solo io e te. Se quello ha bevuto la pozione, siamo rovinati. Joe, secondo me dobbiamo andare a vedere se si è alzato, se ha bevuto lui la pozione. Oddio, sì, hai ragione. Andiamo a vedere. Sì. Oddio, oddio. Hack 99, cosa ti è successo? Cos'hai? Non lo so, io c'ho mal di pancia. Joe, mi sa che hai bevuto la pozione. Ascolta, che hai bevuto una roba che c'era di là in cucina? Sì, l'ho bevuta. No, ma come fai a essere così stupido? Perché l'hai bevuta? E adesso che si fa, Joe? Oddio, sai che quella cosa diceva che si poteva trasformare? Sì. Oddio, oddio, devo correre in bagno. Cavolo. Oddio, oddio. Ai, 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 ai. Andare in bagno. Oddio, oddio, oddio. Ah, ci stai facendo spaventare. Oddio, Hack, Hack. Ehi. Ehi, sì, si è chiuso dentro il bagno. Sì. Sei chiuso dentro. E ora? Oh. Ehi, Hack! Hack! Come stai, Hack? Facci sapere. Hack, ci sei? Oh no. Non parla più. Joe, ehi, Hack! Andiamo a leggere quella cosa. Ma io non lo sento. Dobbiamo parlare. Scoprire che cosa succede. Hai sentito questo rumore? Sì, 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 sì. Hack, tutto bene? Oh no, giù. Puoi risponderci? Ma cosa sta combinando? Direi di provare a chiedergli se ha bisogno veramente d'aiuto, perché magari chiamare l'ambulanza potrebbe essere eccessivo. Magari Oddio, adesso... Oddio, magari si è svuotato in un altro modo, dici? O ha vomitato o ha fatto tanta cacca. Hack! Hack! Non sento neanche odori strani. Ma io non sento più neanche respirare, a dire il vero. Oh, dannazione! Senti, sì, apriamo la porta. A mio tre. Ok. Tre, due, uno... Via. Hack, ma dov'è? Ciao. Oddio, la finestra aperta. No. Oddio, è caduto giù. Davvero? È successo questo? Oddio, si è lanciato giù, sì. Ma non c'è nessuno. No, dai, Joe. Joe, ma questa è una cosa gravissima. Cioè, ma ti rendi conto? Oddio, sì, mi sa che si è trasformato. Oh, cavolo, Joe. Questa cosa funziona davvero allora, cioè... La trasformazione esiste di Talking Ben, perché lui non c'è, lui giù per terra, e quindi si è trasformato. Dobbiamo barricarci in casa, chiudere subito questa finestra, sì, perché potrebbe tornare indietro e saltare dentro. Ora è diventato un'entità pericolosissima. Andiamo. Chiudi tutto, oddio, oddio, barrichiamoci. Joe, o la bevo anch'io? Ma sei fuori? E così vado a cercarlo, e allora non si trova sicuramente. Sì, così abbiamo due entità, no. No, fa troppo schifo. Metti via qualcosa. Fa troppo schifo, fammi mettere il... Anzi, tappala che è meglio. Io dai, no, veramente. Ma sei sicuro? Secondo me forse è meglio che la bevo. Sì, non dire stupidaggini. Dai, lo troviamo subito. Joe, la bevo subito e vado a cercarlo subito. No, dai, sì, non fare stupidaggini, no, sì. Va. Si fa subito così. Sta ferma. Vabbè, dai, allora facciamo una cosa. C'è dobbiamo quel foglietto scaricare con il questa codice. Cosa, assolutamente. Brava. Dobbiamo parlare con questo Talking Ben e dobbiamo farci dire che cosa sta accadendo. Allora, ho installato l'app, Sil. Adesso l'apriamo e cerchiamo di contattare Hack 99 e capire che fine ha fatto. Oddio, Sil. È questo. Ok, attenzione perché questa cosa c'è. Ma sente quello che diciamo? Oddio, Sil. Sì. Siamo spiati anche da questo adesso. Oh, io il codice l'ho messo, Sil. Ma che fa? Parla da solo? No, ci prende in giro. Sì, si sta prendendo in giro. Possiamo chiamarlo, aspetta. Ben? Oddio. Sì. Chi sei? Okay. Hack 99, sei tu? Ci stai prendendo in giro? È lui, sì, perché Hack 99 fa sempre lo stupido. Dai, dici dove sei finito, perché non sappiamo come trovarti. Non possiamo passare la notte così. Yes. No, dai, sono le 4 del mattino. Non ce cioè, la faccio più. Dimmi, chi sei? Chi sei veramente? Ci stai spiando, di la verità.
Yes. Oddio, sì, lo sapevo. Usciamo. La situazione è veramente difficilissima. Ora, questa roba qua, Sil, la fai sparire, ti prego, prima che succeda qualche altro danno. E ora dobbiamo metterci alla ricerca. Dobbiamo andare a cercare assolutamente Talking Ben, ovvero Hack99 che si è trasformato. Joe, non sono convinta. Dobbiamo riprendere quell'applicazione e spiegarci meglio. Cioè, dobbiamo fare meglio le domande. Forse non ha capito. O forse non l'abbiamo capito noi. E forse può anche uscire un indizio in più. Oddio, Sil. Sì. Joe. Da quando hai aperto quell'applicazione, ecco gli umori. Di nuovo. Sì, l'ho sentito dietro di me dove c'è il quadro. Oh, cavolo, come l'ha detto quadro là, non voglio neanche avvicinarmi. Dai, riprendiamo l'applicazione, riaprila. Riaprila, non sono convinta, dobbiamo chiedere qualcos'altro. Ehi, Ben, ci senti? Yes. Ok. Oddio, sei nel quadro, di la verità, ci stai osservando con quegli occhi? Oddio. Ma perché ridi tutta la sera? Ci stai terrorizzando. Joe, secondo me non è così. No. Cosa no? Ok. Se sei davvero nel quadro, fai accadere qualcosa di strano. Yes. Oddio, ho detto yes, Sil. Dici dove è Hack99. Dici dove è Hack99. Oddio, Sil, adesso ripete quello che perché dico io. Perché ripeti quello che dice Joe? Adesso ripete quello che dice Joe. Perché ripeti quello che dice Joe? Oddio, sì, sono le nostre voci. No. Oddio. Oh, cavolo. Il rumore arrivava proprio da lì. Oddio. Sil. No, sì, ci conviene scappare. Ma questo rumore è troppo forte però. Cioè, c'è qualcuno dietro la porta. Non è più possibile. Eh sì, e allora vieni qua, dice. Oddio, si sta aprendo la porta, sì. Oh cavolo, aspetta. Oddio, oddio. Ma cos'è? Oddio. No, sì. No, dai, non è vero. Questa cosa. Cos'è? Ma cos'è? Oddio. Non c'è nessuno. Oh my gosh. Cosa sta per succedere, raga? No, dai. Oddio, la porta si sta aprendo. Oddio, si sta aprendo. Però Ben, prima. Oddio, oddio lui. È lui. Oh, ma cosa facciamo? È lui. Oh. Oddio, Joe, era proprio lui, si è trasformato. Forse ci conviene usare l'app per comunicare con lui, ti ricordi? Sei tu, Ben? Sei tu nascosto dietro la porta? Yeah. Oddio, è lui, Sil. È lui. Oddio, ragazzi, Hack99 si è trasformato in Talking Ben ed è proprio dietro questa porta. Sil, io ho in mente l'idea. Sai che facciamo? Prendiamo le nostre spade e andiamo a cercarlo, così lo affettiamo in due. Cosa ne pensi? Sì, Joe, andiamo, veloci! Ok. Oddio, Joe! È andata via la corrente! Cosa succede? Siamo al buio pesto! Oh, no! Aspetta, mi ricordo che dentro a quel comodino c'è una torcia. Aspetta che la vado a prendere. Ok, e Joe, ho preso la torcia! Wow! E Joe, non ci rimane altro che andare a vedere che cosa è veramente successo a Hack99. Andiamo! Ok, sì, vai avanti te perché hai la luce, ok? Joe, guarda, ci sono delle impronte. Oddio, sì. Sono anche un po' pelose, guarda, ci sono dei peletti. Secondo me tra Hack99 e Ben. Sì, è un misto. Bellissima questa cosa. Oddio. Vado avanti io? Sì. Okay. Io ti copro le spalle, non ti preoccupare. Va bene, andiamo. Apri piano piano. Ok, piano, sì, piano. Oddio. È buio. Ci mancava pure sta cosa che andava via la corrente. Allora, ci sono le porte chiuse. Vado giù. Aspetta, Non c'è nessuno, ok. Non c'è nessuno. Allora, la porta qui è chiusa. Chiusa. Questa è chiusa e questa è chiusa. Oddio, dove sarà? Joe, il tuo istinto cosa dice? Aspetta, proviamo a parlare con lui attraverso l'app. Ok. Ok, sì, adesso provo a parlare con lui attraverso l'app. Però sì, guarda, mi è apparso un gioco. Devo fare un test. Ok. Ci sono delle pozioni da scegliere. Davvero? Oddio, le cosa pozioni? Fa? Sì. È vero, le pozioni di quel maledetto cane. E cosa devo fare adesso? Forse schiaccio a caso? Sì, dai. Oddio, sì. Schiaccio questa. Ok. La versata. E poi questa. Che succede? La beve. E quindi? Wow. Ha fatto un fumo blu. Raga, l'ha bevuta. Ha fatto un fumo blu. E questo cosa vuol significare, forse? Che ci vuole indurre a farci bere ancora la pozione? No, No, Joe. Io non la bevo. Non lo so, cosa succederà adesso? Aspetta, Ben. Oddio, cos'è? Ma perché fischi? È impazzito. Aspettate, ragazzi, io comunque voglio parlare con lui e chiedergli in quale di queste tre porte dobbiamo entrare. Ben. Ehi, Ben, in quale porta entro? In questa qua di fronte? No. Mi sa che no. Quella dietro le spalle di sì, per caso? No, mi sa neanche questa. E allora, Ben, mi rimane questa qua dietro, vero? Yes. Joe. Raga,
Oddio, Gio, sta succedendo qualcos'altro. Oddio, cos'è? Siamo vicini. È giusta, la porta. Mi sa che è il senso che voglio dire che dobbiamo entrare. Dammi a me la torcia, sì, dammi a me. Oddio, raga, proviamo ad aprire. Vai, Gio. 3, 2, 1. Oh, piano, Gio, è tutto buio. È buio presto, qua dentro. Guarda. C'è qualcuno qui? Vieni su, non mi lasciare solo. Oddio. È il suo paletto. Oh, eccolo, è vero. Guardalo. Eccolo. Oddio, è inquietante. Oddio, aspetta, avviciniamoci piano piano. Ehi, Gio, aspetta, dove vai? È su qua. Attento, attento. Non si muove, lì, fermo, paralizzato. Aspetta, entriamo insieme. Oddio, è tutto strano quello. Oddio, dammi a me la telecamera, la tengo io. Oh, vediamo. Cavoli, Sil. Qui ci stava dormendo Huck prima e lui si è messo al suo posto. Guarda, giriamogli intorno piano piano. Oddio, io quasi quasi lo vorrei prendere, sì. Gli diamo una botta in testa. Oddio, guarda, siamo calmi. Gio, dobbiamo stare attenti perché non mi fido di questo Ben. Potrebbe avere dei poteri diversi perché ha bevuto anche la pozione, ti ricordi? È vero, l'ha bevuta poco fa nell'app. Mi avvicino prima io. Fai piano, sì, però non mi fa spaventare. Brava a fare le cose molto piano. Ok, ok. Vado. Vai. Mi toccherò l'orecchio destro. Sì, vai piano però. Oddio. Non succede niente. Sei sicura, sì? Fammi avvicinare. La zampa, guarda, io alzo la zampa. Vai piano, sì, che è pericoloso. Mamma mia, sembra vero questo cagnolino. Oddio. Si è mosso la testa. Si è mosso un pochino. Sì, attento che si muove, io l'ho visto, si è mosso. Oddio. Sei vero? È vero questo qui. Oddio. Ben, sei tu? Oddio, mi sta guardando male. Anche a me mi sta guardando male, sì. Oddio. 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 Lasciala. Oddio, Ben. Oddio. Lasciala, aspetta. No, oddio, è lì. Stai ferma. No, ti sta mordendo la gamba, mi sa. Oddio. Aspetta, gli do una scappata. Ok, l'ho mandato via, sì. Corri, scappiamo. Scappiamo, via. Go. Sì. Oddio, ma ammazza, Gio. Oddio. Oddio, che spavento. No. Non c'è il sangue, per fortuna. Ho fatto in tempo, Gio. Però dobbiamo fare qualcosa. Non possiamo stare così. Siamo alle 4:30 del mattino. E quello è... sta divorando. Dove erano tutti? Oddio, sì, è tornata la luce. Wow, meno male. Pericolosa questa cosa, Gio, questa applicazione è pericolosa. Ok, sì. Hai sentito il rumore di là? Oddio, deve essersi alzato. Gio. Andiamo a vedere. Andiamo. Gio, dobbiamo avere il coraggio di andare di là e andare a vedere se c'è ancora Ben. Io ho sentito ancora il rumore, dobbiamo, sì. Cacciarlo di casa, sennò rimaniamo qua tutta la vita e ci fare dispetti per sempre. No, andiamo a vedere, vai. Ho paura, però non voglio un'altra morte. C'è la luce accesa anche qua, Gio. E beh, è tornata la corrente, quindi è tutto a posto. Vai, andiamo a vedere, sì. Oddio, Huck! Ehi, Huck! Che botta ho preso. Cosa è successo? Poi te lo spiego. Come ti senti? Così. Lo sai che hai bevuto la pozione di Talking Ben? Sì. Ma ti ricordi quello che è successo? No, non lo ricordo. Oddio. E ragazzi, fortunatamente questo video finisce qui. Meno male che Huck99 è tornato in sé. Sì, Gio, meno male, perché potevamo essere divorati da questo Ben. Non fatelo mai a casa, ragazzi, mi raccomando. E specialmente alle 3 di notte. Esatto, ragazzi, non scaricate mai questa app alle 3 di notte. Non fatelo mai. Comunque, ragazzi, fateci sapere qua sotto nei commenti se volete altri video del genere. E noi ci vediamo al prossimo video. Sì, ciao! Ragazzi, ciao.